Marco Tozzini, responsabile dell'antico frantoio toscano del Rio Grifone qua a Vico Pisano. Allora, com'è la situazione dopo appena 10 giorni dall'inizio della frangitura? Molto buona perché dopo l'apertura del 1 ottobre le olive che comunque sono un po', diciamo, hanno bisogno di un pochino d'acqua, ma comunque le rese, per essere la seconda settimana di frangitura, devo dire che le rese sono molto alte, i clienti quindi sono anche molto contenti. Allora, parliamo anche un po' di numeri, perché quando si parla poi di olivicoltori e di olivi, uno poi ci tiene anche a sapere sia la qualità che proprio la quantità, e quindi la famosa resa dei 20 e passa chili che rappresentano una cassetta. Allora, che resa abbiamo e come va? La resa, ovviamente ci sono delle grosse differenze da chi frange ovviamente in pianura e da chi frange più in alto, in collina. E ovviamente si parla di 10, fra il 10 e il 12 per la pianura, si arriva anche al 14, 15, 16 per quanto riguarda le olive di monte. Ci sono già alcuni clienti che hanno fatto anche 19-20% di resa. La qualità inoltre è decisamente eccellente. Le analisi, le prime analisi fatte fanno vedere un'acidità molto bassa, che poi è quello che determina a livello merceologico se un olio è extravergine oppure no, e anche il livello di perossidi è molto contenuto, e i polifenoli invece sono altissimi, che è buono, è giusto. In questo senso ha aiutato la stagione, che sembrava invece avesse messo proprio in crisi la frangitura del 2018, oppure ci sono anche altri elementi atmosferici, insomma, diciamo, particolari in questa stagione che rendono poi così buono l'olio di quest'anno? Sicuramente la mancanza di pioggia nell'ultimo periodo, le olive, diciamo, ne risentono in questo momento, e sicuramente anche l'assenza dell'attacco della mosca, che è stato praticamente, almeno qui nella zona nostra, è stato intorno allo 0,1%. Ovviamente questo fa sì che abbiamo adesso, in questo momento, abbiamo un olio di altissima qualità. Il frantoio di Vico Pisano, andiamo veramente in chiusura, ti lasciamo al tuo lavoro, sappiamo che siete addirittura in doppio turno, quindi insomma veramente è il momento di festa, no? Quello della frangitura. Allora, qua a Vico Pisano, all'antico frantoio toscano del Rio Grifone, chi, diciamo, per chi è riferimento, per chi, ecco, nella zona di Vico Pisano e Butin, credo? Vuole essere riferimento in realtà per il Monte Pisano, quindi ovviamente il frantoio adesso sta accogliendo tutti i produttori qui della zona per ovviamente frangere l'olio. Quello che vogliamo ovviamente è anche essere un riferimento per tutto il resto dei mesi dell'anno in cui il frantoio non è chiuso, ovviamente per supporto, per consulenza, per tutte quelle persone che hanno bisogno di avere informazioni di qualsiasi genere, che vanno dalla raccolta a come viene conservato l'olio, come deve essere fatto l'olio, potatura, eccetera eccetera. Tozzini, in ultimissima battuta, però gliela devo fare anche riferita all'incendio del Monte Pisano, che ha colpito soprattutto Calci, la parte alta poi anche del versante vicarese del Monte Pisano. Ecco, in questo senso, quali sono le previsioni? Probabilmente la butto lì, probabilmente frangerete qualcosa in meno anche voi. Sicuramente, perché tantissimi clienti erano nella zona di Monte Magno, di Calci, di San Bernardo, di Tre Colli, e ovviamente sono tutte zone che sono state colpite dall'incendio, e tanti di loro li conosco personalmente, sono stato a visitare le loro olivete e quindi ho visto che la situazione è abbastanza disastrosa. Ecco, quel poco che non è stato colpito dall'incendio verrà comunque franto, e per il resto vedremo. Adesso è troppo presto per fare una previsione per quanto riguarda le zone che sono state colpite dal fuoco, però ovviamente, diciamo, che si parla di 900 ettari di oliveta bruciata, quindi insomma.